preso poco fa di essere addirittura trend topic su Twitter. Morra di Metti ti sta svalvolando, sta fondendo la rete e tutti quanti sono impegnati a discettare su Morra perché Morra avrebbe commesso chissà quale strage, chissà quale abominio. Io sono qua e ho deciso di offrirmi in diretta Facebook perché sono stanco di offrire il fianco a strumentalizzazioni che sono sempre il pane quotidiano di coloro che, non avendo argomenti, non avendo in trasparenza alcunché di importante da offrire per qualità, sono buoni soltanto a strumentalizzare, cambiare le carte in tavola e provare ad intorpidire i pozzi. Allora, voglio essere chiaro, per la mia storia, per la mia identità, per la mia tradizione familiare, so benissimo che cosa sia la malattia. E proprio perché lo so bene, mi sono sempre adoperato, grazie a questa esperienza politica, affinché le sofferenze di chi è malato, di chi è ultimo, di chi è dimenticato, di chi è marginalizzato, possano essere il più possibile ridotte, perché compito della politica è provare quantomeno a far scomparire la sofferenza da questo mondo. Questo significa, in soldoni, impegnarsi per esempio anche e soprattutto in terra di Calabria affinché il servizio sanitario pubblico, universale e gratuito possa curare tanti, per non dire tutti, perché tutti possono ammalarsi e tutti in qualità di esseri umani hanno diritto ad essere curati come Cristo comanda, cioè nel miglior modo possibile, perché i diritti di una persona malata sono gli stessi di una persona che goda di buona salute. Ora, ieri, nel corso di un'intervista in cui si doveva discettare di quanto avvenuto a seguito di un'operazione della DDA di Catanzaro, che ha arrestato, seppur ai domiciliari, Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale calabrese, l'immesso per volontà del centrodestra che ha vinto le elezioni ultime a gennaio passato, e per volontà soprattutto dell'allora governatrice della Calabria, Jole Santelli, a fronte di domande che avevano come oggetto appunto l'arresto di Tallini, ho fatto una considerazione che ripropongo qui a tutti quanti voi. E lo faccio in diretta Facebook e non attraverso agenzie o altri canali che poi titolano sapientemente Morra offende, Morra insulta. No, no, che sia chiaro, nei confronti di chi soffre, di chi è malato, di chi è abbandonato, Morra ha sempre avuto parole di rispetto, anzi, se possibile, ne ha avute anche più di quelle che si danno ad una persona normale, perché chi è più debole va più aiutato. E questa è la mia concezione di societas, di comunità, di gruppo. E mi rivolgo anche a tanti miei amici che hanno voluto fraintendere le mie parole perché io sono notoriamente ruvido e sono un rompi puntini puntini perché dico quello che tanti pensano, ma non hanno forse il coraggio di affermare. E allora, proprio durante di questa intervista a Radio Capital, io ho detto che i cittadini calabresi debbono essere invitati alla massima responsabilità. Se voti qualcuno che come Morra parla tanto e dice cose sgradevoli, poi non ti devi lamentare se Morra provoca polemiche per quello che dice, perché Morra è così. E allora, se voti un candidato che è stato dichiarato dalla Commissione Antimafia sulla base del codice di autoregolamentazione che tutte le forze politiche hanno sottoscritto, impresentabile, se poi questo candidato viene eletto, diventa finanche presidente del Consiglio regionale perché è stato votato da migliaia e migliaia di calabresi. Se non ricordo male, Tallini ha ottenuto ben oltre
10.000 preferenze, seppur nella sola circoscrizione di Catanzaro. E poi però Tallini una mattina viene prelevato da alcune volanti e portato davanti al giudice e poi lasciato magari ai domiciliari perché accusato di qualcosa di infame, perché per me concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso è qualcosa di abominevole, è qualcosa che urta contro i miei valori e contro la mia sensibilità. Beh, non ti devi sorprendere se poi questo avvenga.